Pare proprio che la Porta Rossa 3 si farà, il pubblico ha già detto la sua. Nel giorno dell'ultima puntata della seconda stagione, la serie con protagonista un fantasma, Cagliostro, ha convinto tutti e a dimostrarlo sono anche gli ascolti e gli streaming su RaiPlay. Il pubblico è fermamente convinto che si debba andare avanti, consapevole che ci sono ancora molte possibilità di sviluppo per la trama. La serie infatti ha lasciato diversi spiragli interessanti con i misteri legati a Cagliostro che non si concluderanno neanche dopo la puntata di stasera. L'annuncio ufficiale ancora non c'è stato, ma di certo sono tanti i motivi per credere che la serie andrà avanti con le parole di Lino Guanciale che sono abbastanza chiare e che fanno ben sperare tutti gli appassionati della serie. Ora però è il momento di goderci il finale della serie che ci sta regalando davvero tantissime emozioni, AGG. Di Matteo Fantozzi, le riprese inizieranno a gennaio 2020. Le riprese della Porta Rossa 3 inizieranno a gennaio 2020. Questo è quanto riporta la testata Marida Caterini che si occupa principalmente di televisione. Secondo quanto riportato dal portale pare che la sceneggiatura sia già in fase di scrittura e che ci sia ormai la certezza di vedere la terza stagione della fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. La serie dovrebbe essere ambientata ancora a Trieste dove sono nate le indagini del defunto Leonardo Cagliostro. Continuerà ad essere Lino Guanciale il protagonista, con la presenza di Gabriella Pession ribadita dai colleghi. Al momento, a dirla tutta, non ci sono annunci ufficiali ma tiepido ottimismo di andare avanti anche per gli ottimi ascolti di questa seconda serie. Il pubblico intanto è convinto che si potranno sicuramente vivere delle belle emozioni e che la storia abbia ancora dei risvolti da essere analizzati con grande attenzione. AGG. Di Matteo Fantozzi, il condizionale ed obbligo La Porta Rossa 3 si farà. La fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, dopo il boom di ascolti della prima stagione e il successo ottenuto con la seconda stagione che si conclude questa sera con la sesta ed ultima puntata che metterà a dura prova il commissario Leonardo Cagliostro che cercherà di salvare la vita di sua figlia, potrebbe tornare in onda con la terza stagione. Il condizionale è d'obbligo perché l'annuncio ufficiale non c'è ma sia le dichiarazioni degli ideatori della serie che quelle dello stesso Lino Guanciale inducono a credere che la realizzazione di nuovi episodi sia possibile. Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, infatti, come scrive TV Blog avrebbero già pensato a nuovi episodi rispetto a quelli attualmente in onda. Inoltre, anche in quel di Trieste dove sono state girate le prime due stagioni, sarebbero convinti che la fiction avrà un seguito. La Porta Rossa 3, Lino Guanciale, non sarebbe male indossare ancora quel cappotto, dopo aver interpretato per due stagioni il commissario Leonardo Cagliostro, Lino Guanciale sarebbe pronto ad interpretare ancora il protagonista della Porta Rossa. L'attore, nonostante i numerosi impegni, infatti, si è detto disponibile ad una terza stagione. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TV Blog, dopo la conferenza stampa della seconda stagione, aveva aperto le porte alla possibilità di dare ancora una volta vita all'enigmatico personaggio. L'ho sempre detto, per fare una terza stagione, deve esserci dietro un'idea bomba. Il materiale ce n'è in questo caso ma il responso lo dà sempre chi guarda. A noi è piaciuto molto questo lavoro. Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto. Disponibilità alla realizzazione della Porta Rossa 3 anche da parte di Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, questa storia non chiude tutti gli interrogativi e quindi, non chiudiamo ad una terza stagione. Diritti d'autore riproduzione riservata.